Allora, Emi, dove andiamo stamattina? Allora, oggi vi porto a casa di Vincenza e prepariamo un piatto tipico della Romagna Nota, che sono i frascarelli. Buongiorno Vin. Buongiorno. Buongiorno, allora siamo pronti stamattina? Come no? Allora Vin, iniziamo con la ricetta dei frascarelli. Spiegaci un po' gli ingredienti che servono, l'occorrente. Farina e acqua tiepida. La base proprio. La base, ecco. Infatti farina. I frascarelli erano un piatto povero. Certo. E veniva fatto praticamente? Nelle famiglie, perché? Perché era un piatto veloce. Veloce, non più di questo non c'aveva. E poi faceva burro e latte, vero? Eh? Faceva il latte? Poi questo qui faceva bene perché aveva i bambini piccoli, perché faceva bene perché gli veniva il latte. Allora, quindi, si prende la farina, si fa il mucchietto, la fontanella. Brava, tu parla, io faccio. E l'acqua come deve essere? Il segreto tiepida, dell'acqua tiepida. Fammi sentire. Sì, al punto giusto. Poi con la forchetta si mischia il tutto. Sta tutto. Dopo batti, cocca. Dopo battiamo. E perché vediamo frascarelli? Capito, non mangio. Perché? Poi te lo dico io perché. Mangiare una volta forse. Frascarelli deriva da frasca, che era la fraschetta, no? Il ramuscello di alloro che veniva utilizzato per mettere nell'acqua e poi... C'è una mosca oggi. E poi mettere schizzare l'acqua sulla farina, no? Certo. Oppure era il ramoscello che serviva per mescolare quando si cuoceva questo impasto e che c'aveva due forchette. Pastinani? Sì. È un po' appiccicoso, infatti come si chiama? Oh, il appiccicasanti, vero? Questa qui, tipo colla, farina, quando ero ragazza, con queste qui, ci facciamo la colla e ci mettiamo intorno a qualcosa della carta per adornare il camino. Ah, per appiccicare proprio? No, e che c'è la magoia? I giornali, po'. Ecco, se vuoi sapere. Allora, spieghiamo chi si vi. Tu, quando dall'inizio della Romagna Nota stavi lì a partecipare, sì. Da sempre eri l'addetto ai frascarelli. Sì, quindi le pizzette. E le pizzette fritte, quindi pomeriggio che facevamo noi? Pomeriggio già mettiamo lì. E mangiamo le frascarelli. Tu dirigi tutte le ragazze che ti stanno lì ad aiutare e sei in base ai frascarelli. Pronti poi per cucinare la sera. Fettine, giusto? I pezzetti che tu prepari per tutti. Certo. Poi ci stanno le battitrici, tra cui anche io, che col coltello sminuzziamo tutti questi pezzetti che ci prepari. Forza, qua. Poi. L'unica raccomandazione qual è? Quella di fatte, fa un sacco di rumore e fa fino, fino, fino. Fino, 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 fino. Non mi vuole portare vellogna però. Con questo taglia paroremo. Cioè di trovarlo, ma se poi io un problema pure quello. Allora, metti farina tanto e basta. Vai.
atmosfera, no? Di quando ci mettiamo dopo pranzo lì con quello gallo lì del pomeriggio a batte. Ti ricordi? Solo manca un po' di atmosfera. Che serve? Dimmelo. E manca un po' di accompagnamento, un po' di musica, non si può. Allora, cioè, dove. Qua sei più comodo, dove sei più comodo? Adesso, adesso, e lo vedi? Okay. No, lo devi vedere, no? Certo. Sì, sì, come no? Più qua a me? Vai, vai, metti qua. Vai, lo copri tu. Se no mi danno morte. Tutti i denari, bravi, il rumore, perché sennò lo copriamo. Questo è il barroco. Angelo, ma che me la fai questi ecco, come fa? Va così. Ma mo colpo deve andare là dopo. Se non male ne fa ecco, che facciamo? Diciamo, no, no, no. No, no, no. Adesso suona un pochetto, che tramento sta bene. Tu metti la ruina mia. Dai, dai. Allora, quindi mo spiegaci, si passa la cottura. Mettiamo l'acqua, un po' d'acqua e poi si mette la farina. Pochissima acqua. Pochissima. Io vado a prendere altra farina. Sì, perché si mette questa è farina. Qua bisogna coltivare lo grano, perché se no... Poi prima. Si aggiunge frascarelli e un po' di farina. Vado, Spolverizzo. Ecco, bravo. Non bisogna imporisse se c'è stai grumi, perché i grumi danno consistenza. Certo, al piatto, certo. Vero? Un po' di sale. Un po' di sale, perché? E lo dice, ma che fa senza sale questo? Dopo non sa di niente. Ecco. Metti il suo. Che sale sei il ragù? Questo no, l'abbiamo fatto finto per finto. Velocizzare un certo, po'. Certo, certo. Mentre durante la festa è col ragù bianco o rosso, e alcuni, sai che fa Vi? Quando sono indecisi fanno metà metà. Fanno metà metà. Allora, le insegnanti e le allieve. Vi, è una bella esperienza. Certo. Per te che era mangiare rodoli? Perché una cosa bella. Tanto. Semplicemente bellezza. Bella, di bella. La bellezza che sta insieme, la bellezza che certo. Sta allegri. Insieme, allegri. Insomma, di tutto. E anche la bellezza di ricordare alla fine. Speriamo. Bella, ecco. Di ricordare le cose belle che si fanno nel, certo, in questo piccolo paese. Sì, sì. Vero? Certo. Ciao ragazzi, abbiamo saputo che la nostra Vincenza purtroppo ha avuto un piccolo incidente domestico. Vogliamo cogliere l'occasione per augurargli una pronta guarigione. E per ringraziarla di nuovo per essersi resa disponibile. Però mi raccomando, Vince, tette pronta per l'anno prossimo.